E ragazzi, io sono CD17 e oggi ascolterò il decimo episodio di Fortnite. News inerente a stabilisci un record in gara di velocità di Rocket Racing, versione 28.30 22 2 2024. Il team di Fortnite. La stagione 0 di Rocket Racing accelera. Con l'aggiornamento versione 28.30, stabilisci i tuoi record e scala le classifiche e graduatorie della nuova modalità gara di velocità, mentre metti a segno nuovi tempi del giro. Potrai sbloccare la scia Sprint Spark con nuovi incarichi. Resta al passo con gara di velocità. Vuoi dimostrare di essere tra i piloti più veloci di Rocket Racing? Allora preparati perché in gara di velocità dovrai affrontare l'avversario più inflessibile di tutti, il tempo. Stabilisci il miglior tempo del giro sulle varianti di alcune delle tue piste preferite come Riviera, Anacoda, Anaconda e Olimpo. Ogni partita ha un timer per il conto della rovescia di diversi minuti che ti darà tempo a sufficienza per completare più giri e creare il tuo percorso perfetto fino alla linea d'arrivo. Mentre sfrecci in gara di velocità, non spaventarti se avvisti il tuo fantasma. Questa apparizione per nulla più spettrale ti mostrerà come hai guidato durante il tuo miglior tentativo della partita. Correggi i suoi errori per togliere secondi preziosi dal tuo tempo del giro. Puoi partecipare alla gara di velocità in partite pubbliche o private e, se gareggi con altri, non preoccuparti di scontrarti con loro. In questa nuova modalità le collisioni con i giocatori sono disattivate, così potrai concentrarti sui tuoi tempi del giro. D'altro canto, non potrai sfruttare le scie dei giocatori con l'inseguimento scia e sono disabilitate anche le propulsioni sulla linea di partenza. Il team personale più veloce su pista verrà inserito nella graduatoria stagionale di quella pista, così potrai paragonare le tue abilità a quelle dei piloti di tutto il mondo. C'è anche una graduatoria amici in cui potrai confrontare i tuoi tempi con quelli dei tuoi amici di Epic per vantarti. Ma non dormire sugli allori, perché le graduatorie si aggiorneranno ogni stagione. Per accedere a questa nuova modalità, basta scegliere una pista nella lega di gara di velocità in Rocket Racing o selezionare la playlist di gara di velocità con le piste a rotazione. Incarichi elettrizzanti. Tutti gli incarichi più belli iniziano con una scintilla. Completa i tentativi in gara di velocità per avanzare negli incarichi inizio di gara di velocità. Completando il primo incarico sbloccherà la nuova scia Sprint Spark. Completa gli incarichi per sbloccare 13 colori per Sprint Spark. Gli incarichi inizio gara di velocità saranno disponibili fino al 26 marzo 2024 alle 5 ore italiana. Ulteriori miglioramenti per dispositivi mobili. L'aggiornamento 28.30 offre ulteriori miglioramenti per giocare a Rocket Racing su dispositivi mobili. I pulsanti direzionali touchscreen sono stati aggiornati con un joystick touchscreen che consente una maggiore precisione durante la guida. È possibile regolare la sensibilità del joystick nelle impostazioni. Abbiamo aggiornato gli elementi grafici dell'interfaccia per dispositivi mobili. Diestro arriva nell'ecosistema di Fortnite. Potrà sembrare retro, ma la carrozzeria Diestro è pura potenza moderna. Fai un bel giro su Rocket Racing e sulle altre esperienze di Fortnite, sfruttando questa esclusiva di Rocket League disponibile nel negozio come parte del bundle Auto Diestro. Guarda un attimo, che se no faccio fatica a leggere. Anche ho tutto qua. Ok, bene. Vicino magari. Positivo. Carrozzeria Diestro, adesivo Chipchat, adesivo Lozano, adesivo Old Flame, adesivo Soulfly, adesivo Strisce, adesivo Stuntman. Adesivi del bundle Auto Diestro possono essere equipaggiati solo con l'omonima carrozzeria. Se possiedi già Diestro e adesivi Rocket League, li trovi anche nel tuo armadietto più forte grazie alla proprietà condivisa. Se acquisti il bundle Auto Diestro su Fortnite, avrai contenuti anche Rocket League. Xenosplash lascia abbagliati.
La SATA si tiene solo bene con il sistema di fonte grazie al bundle propulsione XenoSplash. Questo bundle è un negozio in cui la propulsione ha 13 colori diversi e recenti illustri, prende in considerazione l'idea di abbinare questa propulsione alle ruote Lustrum X10, anch'esse al loro debutto su Fortnite. Disponibile nel negozio grazie al bundle ruote Lustrum X10, che include le ruote di 12 colori diversi, come di esteri o anche la propulsione XenoSplash e le ruote Lustrum X10. Miglioramenti principali: risoluzione debug. È ora possibile eseguire una rotazione aerea. Basta tenere premuto il pulsante di riattivazione sinistra quando sei in mezz'aria e si alzare per roteare in aria. È anche possibile abbinare le rotazioni ai reattori per volare sulla pista. Vorremmo un tuo feedback su questa nuova meccanica avanzata, quindi fammi sapere cosa ne pensi. Diversi incarichi sono stati modificati in modo da permettere l'avanzamento partecipando a gare di priorità a Racing o a entrambe. Anche le descrizioni degli incarichi sono state aggiornate di conseguenza. Abbiamo apportato ulteriori miglioramenti alle collisioni mentre si è con le ruote a terra per evitare di rimanere bloccati come quando si colpisce l'ambiente. Continueremo a indurre migliorie a seconda della necessità. Abbiamo perfezionato i tempi di percorrenza dei punti di controllo e aggiunto una cifra di millisecondi alla classifica per un tracciamento più accurato. Abbiamo aumentato la velocità minima per diminuire in aria quando si colpisce la parte anteriore dell'auto, in modo che corrisponda alla velocità richiesta per demolire mentre si è con le ruote a terra. Se si ottiene una nuova propulsione derapata mentre ne è già attivata una, si guadagnerà sempre l'impulso completo per una breve durata anziché recuperare la sua differenza. Impara che arriva già nella versione 28.20, ma le propulsioni della patta minori di quelle già attivate erano efficaci solo al 50%, mentre se esegui una della patta, le ruote dovrebbero ora alzare in modo visibilmente più deciso. Non è più possibile ottenere velocità bonus da una pedana di propulsione se l'auto ha già una serie di velocità bonus accumulate dalla stessa pedana di propulsione. È ancora possibile accumulare velocità bonus da più pedane di propulsione diverse. Abbiamo risolto un problema per cui a volte le auto, dopo aver eseguito una derapata aerea laterale, si proiettavano all'indietro quando eseguivano una derapata aerea. Poi ragazzi, questo video può finire qua. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, cd17 basso y. Iscrivetevi al mio account WhatsApp, link presente nella community YouTube. Ragazzi, muah, e la vostro, ho rotto tutto qua. Muah, e la vostro cd, siete tutto, dai ragazzoli, ciao.